primo lavoro, Jeanne, prende spunto dalla figura di Giovanna d'Arco. Mi ha attratto la sua, da un lato la sua forza, senza dover scendere a compromessi, la sua forza interiore, la sua, ancora una volta, la sua istintività nel gettarsi nel suo progetto, nella sua idea. In questo mi ci rivedo molto, in tempi in cui è difficile trovare, secondo me, il non compromesso o comunque la possibilità, anche a volte, perché non vorrebbe, ma anche la possibilità di arrivare fino in fondo. Cioè, ognuno di noi ha il bisogno, secondo me, di poter abbracciare un'idea, qualunque essa sia, e di viverla fino in fondo. Di questo lavoro io sono l'interprete, ho curato la coreografia, però a livello drammaturgico la regia invece è stata svolta da Fabio Bacaloni. Sì, è diversi anni che collaboro con Michela come interprete. E nel caso di Gian, Michela ha sentito la necessità di avere un feedback esterno. E quindi, essendoci particolare feeling artistico tra di noi, ho avuto l'onore, lei è stata molto gentile da incaricarmi, e avendo un passato d'attore, quindi ho curato la drammaturgia, quindi dando degli spunti narrativi, creando una storia che c'era dietro quelle immagini che lei andava ricercando, oppure guidandola, dandole dei consigli su cosa approfondire, su cosa invece doveva arricchire, perché poteva essere interessante nello sviluppo coreografico, però da un punto di vista più teatrale. Invece dell'altro lavoro, A Fleuret, è un lavoro particolare perché gran parte della coreografia è fatta in simbiosi con una scenografia che è molto impegnativa, perché sono dei cavi elettrici monocromatici che ogni volta creano dei paesaggi, delle atmosfere, è stato un po' complesso, diciamo, trovare una fusione tra corpo e materiale scenografico, ed è un lavoro che parla appunto dell'affioramento. Spesso e volentieri affiorano delle cose di noi che provengono da una profondità, da un mondo, da uno stato emotivo sommerso, che ogni volta ci rendono comunque anche diversi. E quindi è una riflessione proprio su che cosa emerge di volta in volta dell'essere dalle sue profondità. A volte se ne è molto coscienti e quindi si sceglie, a volte no, e quindi si è anche sorpresi da che cosa affiora. Questa nuova creazione in questo momento è appunto, la presento in forma di studio, e per me è un momento molto importante perché appunto mi permette di avere un confronto poi con il pubblico, un momento di sharing, e quindi sarà interessante proprio capire un po' le prime reazioni, le prime sensazioni anche emotive, anche quelle più istintive che lo spettatore può avere. Diciamo che il tutto è nato da una lettura che avevo fatto diversi anni fa, Il Minotauro di Dürrenmatt, e mi aveva colpito la prospettiva che l'autore adotta, che è la prospettiva da parte dell'animale, che è un animale che in fin dei conti viene umanizzato e quindi prova lui stesso i sentimenti che ci caratterizzano, che sono appunto l'amore, il desiderio e l'istinto. E non a caso appartengono al mito del labirinto, alla storia di Icaro che desidera la sua libertà e per questo desiderio si avvicina troppo al sole, all'amore di Arianna, ma alla fine, sempre tornando al racconto di Dürrenmatt, anche il Minotauro ama nel suo modo. E poi l'istinto, che è appunto questa parte animale, ma mi sento di dire questa parte più legata alla potenza, cioè una potenza che non per forza deve sfociare nella violenza, ma una potenza che è stata imprigionata nel labirinto, e quindi se è aggressivo è per questo, perché è in una prigione, ma è una potenza innata. In Dürrenmatt è chiaro che il Minotauro è grande, è potente, e quindi non controlla quella forza, ma non perché è cattivo, ma perché è potente.
Diciamo, la cosa che mi piace di questo lavoro è che è frutto della collaborazione di diverse competenze artistiche. Mi sono rivolta ad uno scultore, prima di tutto, a Davide Dall'Osso, che ha realizzato una scultura scenica proprio sul soggetto scelto, che è appunto il Minotauro, la figura del Minotauro e del Labirinto. Per quanto riguarda la parte sonora, è in scena con noi Riccardo Andrenacci, che suona dal vivo sia la batteria ma anche la wave drum, quindi unendo sonorità elettroniche a invece una percussività più tradizionale. In realtà ci siamo incontrati in studio da lui, gli ho un po' spiegato l'idea, ma non gli ho detto molto, perché mi piaceva che fosse lui che veramente portasse anche un po' il suo immaginario sonoro. Tutto nasce sempre ormai da un'immagine. Nascono o da cose quotidiane o da qualcosa che invece mi ha colpito, da qualunque cosa, diciamo, può diventare per me un'immagine e rimane nel mio retropensiero come una sorta di sedimento. Quando poi questa immagine si presenta costantemente e appunto diventa qualcosa di più di una semplice immagine poco definita, io so che quello è il momento di affrontare quell'immagine e da lì nasce un po' tutto il percorso creativo. Ad esempio, il mio metodo di lavoro si sviluppa, parte prima da fasi di improvvisazione intorno al soggetto, e poi diciamo lavoro di selezione su queste sessioni di improvvisazione. Poi dipende un pochino dal soggetto, perché ad esempio proprio in Giovanna d'Arco, la parte finale dedicata all'estasi è una sequenza coreografica che riprende le posture dei santi in estasi e quindi si potrebbe seguire con il libro di storia dell'arte sotto in realtà. Quindi dipende un po', però sicuramente il mio primo approccio è un approccio di improvvisazione per cercare anche quelle gestualità o quelle sequenze coreografiche diverse, senza appunto cadere un po' sempre, no, nei propri cliché gestuali che è inevitabile avere. Stiamo lavorando anche ad una versione video di I Am, per appunto farne anche un prodotto di dance film. Sì, con il videomaker Luca Giustozzi e poi diciamo collaboriamo con la compagnia Simona Bucci, compagnia degli Istanti, nei loro lavori e siamo anche molto impegnati per quanto riguarda l'aspetto laboratoriale, la didattica e quindi poter anche trasmettere in qualche modo il tipo di percorso e processo creativo.